Lo sguardo rappresenta un fenomeno comunicativo che anche agli occhi del non specialista appare come qualcosa di decisamente rilevante nell'interazione con l'altro. Uno sguardo può provocarci, può sedurci, può infastidirci, può ammaliarci, può crearci dubbi, può confermarci certezze. La lista dei possibili effetti in uno scambio di sguardi è pressoché illimitata, quando lo possono essere le nostre sensazioni. E come diceva San Tommaso d'Aquino, non c'è nulla nell'intelletto che prima non passi per i sensi. Non possiamo ignorare quanto sia importante la gestione dello sguardo per stabilire una buona relazione. Uno dei primi miti assolutamente da sfatare è che il miglior contatto visivo sia fissare il nostro interlocutore dritto negli occhi, con uno sguardo carico di assertività. Questa modalità non solo non facilita un contatto piacevole, ma mette a disagio l'interlocutore, il quale, se è una persona mite e remissiva, si sentirà sottomessa e quasi violentata e tenderà a fuggire dalla relazione. Al contrario, se è una persona sicura di sé ed è intraprendente, si sentirà provocata e stabilirà una sorta di duello, rispondendo con uno sguardo diretto a quello ricevuto, creando così un'opposizione simmetrica all'aggressione subita. Se ti è piaciuto questo audio e vuoi approfondire l'argomento dell'ipnosi, segui le mie dirette sul profilo Facebook Paola Fendoni e contattami in privato compilando il form che trovi sul sito www.paolafendoni.com. Ti aspetto per esplorare insieme le meravigliose possibilità che l'ipnosi mette a disposizione.